il giorno della terza prova scritta, quella che per i maturandi rappresenta l'incognita più temuta. Il quiz riunisce in sé diverse materie, a discrezione della commissione interna che decide in toto contenuti e difficoltà in base al programma svolto nel corso dell'anno. Al liceo classico di Pescara gli studenti sono stati divisi in due gruppi, il primo con ingresso alle 8:30 e il secondo alle 10:30, 2 ore e mezza a disposizione e queste le prime dichiarazioni post-esame. Spero e presumo bene, superiore alle aspettative perché francamente molte delle materie che erano incluse non è che vi fossi molto ferrato personalmente. Però quello che è stato messo nel programma, insomma quello che avete svolto, era particolarmente difficile oppure comunque per la media degli studenti poteva essere arrivabile? Liceo classico non è mai stato molto ferrato in matematica, quindi la prova di matematica era più complessa delle altre. Però per il resto era fattibile, tranquillamente. Matematica, storia dell'arte, storia, solo alcune delle materie contenute nel quiz, che spaziavano da Giolitti a Mussolini, da Caravaggio all'impressionismo. Allora, la prima era sull'età giolittiana, quindi gli atti più importanti del riforismo giolittiano. La seconda era sugli atti del fascismo che poi portano alla definitiva autoritarizzazione dello Stato. E poi invece la terza sulla pace di Brest-Litovsk, quindi le sue conseguenze nella Prima Guerra Mondiale. E invece storia dell'arte? C'era una domanda sul Caravaggio, non mi ricordo l'ordine, però una domanda era sul Caravaggio, quindi sui caratteri umani nei soggetti sacri. E altre domande invece c'era una sul surrealismo, quindi sul sogno e l'inconscio nel surrealismo. E poi ce n'era un'altra sui caratteri della cultura impressionista.